Iorio, l'occasione di oggi è stata propizia per presentare le liste, i candidati, programmi ed obiettivi. Lei ha tenuto a precisare, a ribadire il fatto che siete molto radicati sul territorio. Bisogna ripartire da persone che vogliono bene a Chieti. Sì, oggi era fondamentale ufficializzare questa coalizione e presentare i miei collaboratori, perché dal di fuori vedere personaggi di ex estrema destra con personaggi della sinistra sembra un minestrone, un couscous che non può piacere obiettivamente a chi ci vede dall'esterno. Però noi dobbiamo essere, ci dovete credere. Io sono un personaggio della società civile che fa da 30 anni il medico di missione generale qui a Chieti. Mi sono speso perché questi signori si sono svestiti del loro simbolo, hanno rischiato in proprio la loro carriera politica, perché questi sono politici, hanno accettato di fare un passeggero per la città e era giusto che li presentassimo oggi in maniera ufficiale. Per quanto riguarda i programmi, il programma fondamentale è quello di dare una discontinuità col passato. L'orizzonte che si prefigura è un orizzonte di una persona nuova, peraltro non di Chieti, che ha totalmente l'appoggio degli uscenti. Se noi andiamo nel comune che attualmente è ancora in auge, vediamo gli stessi, togliamo la mascherina e riconosciamo gli stessi personaggi, magari che per la campagna elettorale odierna si sono messi un'altra casacca. Quindi questo è l'obiettivo primario, se no che contestiamo? Se il vecchio non ci piace, quelli sono da contestare. Noi ci proponiamo come alternativa, perché con me devono fare un passo indietro tutti e pensare a progetti concreti, immediati e in prospettiva futura per il bene di questa città, che oggettivamente è diventata quasi la Cenerentola del nostro Abruzzo. Obiettivo ballottaggio? Guardi, questo è molto difficile perché è la mia prima esperienza, per cui non so, io sono uno sportivo, prima di fare una partita di tennis non so come andrà, ci può stare il vento, il sole, la pallina sulla linea, io sono sportivo, ho sempre vissuto così, noi ci dobbiamo preparare, noi abbiamo fatto di tutto per dare credibilità a questo progetto, ai nostri concittadini, quindi i concittadini disinteressati credo si avvicineranno e allora il ballottaggio può essere raggiungibile.